passiamo al nostro consigliere alla Regione Lazio, Davide Barillari. Grazie, buongiorno a tutti. Barillari, Consiglio Regionale del Lazio. Arrivo da una trincea di guerra, perché vi assicuro che è una battaglia, veramente. Adesso vi racconto un po' di cose velocemente. Allora, sono arrivato da Sezze, perché ero a Latina a fare questo... No, Latina, scusate, a Aprilia, mi confondo. Ad Aprilia a fare questo comizio. Avevo un'ora di tempo e sono passato da Sezze. Perché? Cosa c'è a Sezze? Nessuno lo sa. È come gli 80 euro di Renzi, praticamente. C'è una casa della salute, una delle prime case della salute, tre di quelle aperte, dovrebbero essere 42, di cui 12 quest'anno, ed è una grande campagna che ha fatto Zingaretti, il presidente della nostra regione, il presidente trasparente, come sapete, perché non si vede mai. Questa persona vuole rivedere tutta la sanità, come diceva anche Ivana, perché sappiamo che gli ospedali non funzionano, liste d'attesa, pronti soccorso allo sfascio, e ha detto la soluzione sono i pronti soccorso, sono le case della salute. Qui ha aperto queste casette della salute e una sta proprio a Sezze, che è una ventina di chilometri da qua. E io ho fatto finta di stare male, perché come cittadino, insomma, anch'io vado assolutamente nel servizio pubblico. Sono andato là, a parte che è in cima a una montagna, quindi già per arrivarci è un problema. Non c'è parcheggio, quindi devo stare lì e entrare subito. E poi sono andato lì e era tutto chiuso. Questo per dirvi che noi siamo un anno e mezzo in Regione Lazio. Abbiamo tanti problemi dai trasporti, la sanità, alle discariche, agli inceneritori. In questo anno e mezzo si poteva veramente cambiare tutta la regione, si poteva fare, perché i numeri, Zingaretti come PD con tutti i suoi, diciamo, posso dire, liste civette, lista per il Lazio, SEL, PSI, hanno i numeri per governare e per cambiare completamente questa regione. Potevano per esempio chiudere Malagrotta, invece sappiamo che è ancora aperta, potevano oltre a far arrestare Cerroni anche fermare l'autorizzazione delle sue società, invece stanno ancora avanti a lavorare, nonostante, sapete, indagati, corrotti, eccetera. La città di Cerroni, questo boss mafioso che sta speculando sulla salute dei cittadini, sta ancora guadagnando dai rifiuti. Potevano aprire centri di riciclo, di riuso, non hanno fatto niente in un anno e mezzo. Così come la sanità. Abbiamo proposto come risolvere il problema dell'emergenza dei pronti soccorso, che sono, c'è una lista d'attesa infinita, ma lì devi aspettare 8 ore senza che nessuno ti dice niente. Ospedali che chiudono e poi aprono queste case della salute. L'esempio di oggi, sono andato lì, anche questa era chiusa. Quindi sono persone, sinceramente, che abbiamo potuto valutare in questo anno e mezzo. Io sono partito addirittura, come posso dire, in modo costruttivo con il PD. Abbiamo cercato di scrivere delle leggi insieme a loro, fare del lavoro con loro, perché ci abbiamo a che fare tutti i giorni, ci discutiamo tutti i giorni, vogliamo costruire qualcosa per il benessere dei cittadini. Invece abbiamo scoperto che quando scrivi una legge ci stanno, scriviamo insieme il testo, scendiamo anche a un compromesso, alla fine, quando c'è il momento di firmare... Allora, preferisco stare in mezzo. Allora, quindi faccio l'esempio che noi siamo i primi che vogliono collaborare con gli altri partiti per un interesse collettivo. La sanità e i trasporti, non possiamo fare la nostra battaglia e poi, insomma, arrivare a un momento importante e poi andare per conto nostro. In realtà è successo proprio questo. Noi presentiamo delle leggi, per esempio il registro tumore alla Regione Lazio, che salverebbe migliaia di vite, di gente che muore per il tumore. Noi cerchiamo di, questo è proprio un esempio, cerchiamo di dirvi la gente che muore per patologie tumorali. Magari scopriamo che, raccogliendo tutti i dati, chi muore di più sta vicino a una discarica, un inceneritore, oppure sta vicino a dove c'è una situazione ambientale come l'arsenico. Insomma, cerchiamo, questa sarebbe un'ottima cosa per capire come risolvere, come affrontare il problema dei tumori e andare avanti in questa direzione. Invece questa legge è stata insabbiata lì da 3 mesi. Case della salute, stessa cosa, pronti soccorso, noi facciamo delle proposte tutti i giorni, ma il PD ce le insabbia. Quindi questo ve lo dico. Siamo partiti veramente con tutti i buoni propositi nel voler collaborare con gli altri partiti, ma ci hanno sempre chiuso la porta in faccia. E questo è sicuramente frustrante, è una guerra veramente quotidiana. Perché? Perché il Movimento 5 Stelle fa paura. Noi stiamo per vincere le elezioni europee, lo sanno tutti. Avremo 30%, 35%, avremo tanti altri cittadini onesti che andranno in Europa a portare avanti non gli interessi delle banche, delle lobby come il PD, ma gli interessi dei cittadini, perché non ci guadagniamo niente noi. E di fronte a questa grande sfida, cittadini onesti che vanno nelle istituzioni, abbiamo il boicottaggio tutti i giorni. L'esempio della Casa Salute è la stessa cosa. È un posto che è stato, è stato sbandierato in tutti i giornali, tutti ne hanno parlato, televisioni, giornali, e poi vai lì ed è chiusa. Questa dovrebbe essere la soluzione del PD ai temi della sanità. Quindi, veramente, è una questione o noi o loro. Perché noi siamo quelli onesti, siamo quelli che non hanno nessun interesse, come dicevo prima, e portiamo avanti delle idee di tutti.
Noi votiamo anche a favore di una mozione del PD, una mozione di Fratelli d'Italia. Se una cosa è giusta, noi la votiamo perché non facciamo i nostri interessi. Loro però non fanno così con noi. Se una cosa è presentata dal Movimento 5 Stelle, è bocciata a priori. Pensate che abbiamo presentato 130 interrogazioni, ne hanno risposto a, credo, una trentina. Mozioni su 64, solo 8. Cioè neanche le cose che proviamo a portare come soluzioni nostre, soluzioni condivise con i cittadini, con le associazioni, neanche le discutono. Per questo che vi dico, il 25 maggio è il passo ulteriore a questa rivoluzione enorme, culturale, che abbiamo fatto un anno e mezzo fa. Un anno e mezzo fa neanche pensavamo di entrare in Parlamento, di entrare in Regione, di avere alcuni sindaci. Il 25 maggio sarà proprio la svolta, sarà questo enorme boom che permetterà o di mandare tutti a casa o di mandarli in galera. Perché una delle cose, o tornano a lavorare, sono persone che non hanno mai lavorato, quindi questa è l'occasione magari invece per riciclarsi in Europa, per andare finalmente a fare un lavoro e capire cosa vuol dire arrivare a fine mese e pagare un mutuo. Questo sarebbe una bella lezione per questi personaggi. Oppure, siccome io mi occupo di sanità, quindi per questo avevo questo approccio in questo discorso, oppure abbiamo aperto 32 facce di inchiesta sulla sanità e stiamo tirando fuori tutto il marcio della corruzione della sanità laziale, pubblico, privato, ASL che stanno facendo delle truffe incredibili ai danni dei cittadini. Cerchiamo di raccogliere tutti i documenti relativi agli appalti, le consulenze, i bandi di gara. Tutto questo marcio lo stiamo tirando fuori e anche questo dà fastidio. Ci scontriamo con la mafia, che anche in Regione è presente, anche in Consiglio regionale è presente, e in questo anno e mezzo abbiamo già tirato fuori tutto. Quindi il 25 maggio servirà anche noi, quella famosa X sulla scheda elettorale. Eleggiamo certo i cittadini in Europa, cittadini in alcuni comuni del Lazio, ma se vinciamo le europee servirà anche a noi, perché Zingaretti non potrà più in Regione ignorarci e dire che le proposte che portiamo noi, sì, ne parleremo fra 3-4 mesi, tanto non sono importanti. Per questo vi dico che anche in Regione, se il risultato sarà positivo, come appunto ci auguriamo, come ci aspettiamo, cambierà tutto. Vi dico che in quest'anno e mezzo abbiamo dimostrato di non essere quelli degli scontrini, non essere quelli che espellono le persone solo perché la pensano diversamente da noi, non siamo più quelli inesperti, inefficienti, siamo delle persone ormai, dopo un anno e mezzo, in grado di governare, in Regione, nel piccolo comune e anche in Parlamento. Se le elezioni andranno bene, Renzi dovrà per forza cadere, quindi elezioni anticipate nel 2015, Napolitano non potrà più andare avanti a fare i suoi intrallazzi. Il 25 maggio veramente questo boom che faremo sarà una svolta completa per tutta Italia, dalla Regione al Parlamento e poi finalmente in Europa. Se ho ancora un po' di tempo, se no passiamo pure. Ecco, giusto l'ultima cosa, io parlo sempre della Regione, ma in realtà adesso il focus, l'attenzione è proprio sull'Europa. Vi dico solo una cosa, uno dei punti principali dei 7, il fiscal compact, ve ne hanno forse già parlato, comunque l'importante è capire bene cosa succede. Chi l'ha approvato? L'ha approvato Forza Italia e PD il 26 luglio 2012, due anni fa, 26 luglio, quando la gente è stata in vacanza, facciamo passare le cose più scandalose nel silenzio della stampa, quindi hanno fatto passare una specie di trattato, non si sa bene neanche cos'è, che sarà un cappio al collo per l'Italia per i prossimi 20 anni. Noi dovremo pagare 30, 40, non so neanche bene la cifra, miliardi, tutti gli anni per restituire questo debito. Quindi dovremo che cosa? Tagliare la sanità, che è già messa male, tagliare i trasporti, tagliare la scuola, aumentare le tasse sul lavoro. Quindi ce la stanno veramente mettendo in quel posto senza neanche che in questi 2 anni ci hanno detto nulla. Se non c'eravamo noi del Movimento 5 Stelle in questo momento a tirare fuori tutto, anche sul fiscal compact, tutti questi trattati internazionali di cui non c'è stato chiesto nulla, ma li hanno comunque portati avanti, se non ci fossimo stati noi neanche se ne sarebbe parlato. Ne abbiamo mutuo sulle spalle ognuno di noi, anche i nostri figli, nei prossimi 20 anni, che non riusciremo a pagare, se non tagliando, come al solito, tutte le spese dei cittadini. Quindi uno dei punti principali sarà appunto rivedere in Europa questo trattato, capire se è a vantaggio dei cittadini o a vantaggio di qualche banca, di qualche lobby finanziaria, e mettere in discussione tutte le cose che non ci sono state mai chieste. Quindi se dobbiamo andare avanti con questa Europa, se non vogliamo neanche spalmare il debito fra tutti gli stati, perché un'Europa dovrebbe essere solidale, una comunità europea, il senso della comunità, se la Grecia affonda, l'abbandoniamo? No. Se il Portogallo e l'Italia vanno male perché hanno un debito che sta crescendo assurdo, la Germania ci può abbandonare? No, è giusto che l'Europa come comunità ci aiuti e questo debito viene distribuito fra tutti gli stati, come hanno fatto in California. La California stava fallendo il default, gli Stati Uniti tutti insieme hanno salvato quello Stato, adesso sta bene. Questo è il senso della comunità. Qui noi siamo più europeisti degli altri, non siamo contro l'Europa. Se però queste proposte che voteremo in Europa
non saranno né discusse né accettate, allora andiamo a fare questo referendum per chiedere ai cittadini, non decideremo noi col movimento usciamo dall'Europa, sì no, euro sì o no, chiederemo ai cittadini cosa vogliamo fare di un'Europa che neanche discute questi trattati che sono un cappio al collo. Quindi l'Europa dobbiamo costruirla insieme, la costruiamo solo chiedendo a tutti i cittadini, in Italia, in Francia, in Germania, chiedendo come vogliono questa Europa, perché fino ad oggi quella che è stata costruita è un'Europa non dei popoli, ma dell'economia, delle lobby, delle multinazionali. E quindi il 25 maggio faremo questo enorme boom europeo e sarà una svolta per tutti. Diciamo noi. Grazie. Grazie Davide.